inclusione come un valore aggiunto più che un momento di disaggregazione. Questo è il significato di questa giornata mondiale per la disabilità. Sì, il progetto nasce appunto per andare a creare quella sinergia tra le associazioni, ma soprattutto quella coscienza civica nella comunità, per far sì che la disabilità venga vista come valore aggiunto, cioè che far capire, far passare il messaggio che alla fine siamo tutti uguali, tutti facciamo parte della comunità e ognuno di noi con le proprie peculiarità e caratteristiche può portare ricchezza e contribuire alla crescita di un territorio. E questo progetto appunto nasce per essere un contenitore di attività sia con la scuola ma anche con diversi settori. Infatti si passa dall'arte, dal cinema, al teatro, allo sport, affinché tutto ruoti intorno, appunto, faccia vedere che tutti possono stare insieme, tutti insieme possono portare un qualcosa in più al territorio. Infatti grazie alle scuole, grazie ai professori e agli insegnanti e ai professionisti dell'associazione culturale si è andato a fare dei lavori artistici facendo stare insieme i bambini sia con disabilità che tra virgolette normodotati, che hanno realizzato, appunto, hanno dato espressione per che cosa loro, per cosa sia per loro la concezione di disabilità, ma di quello che si è visto e che poi vedrete il 30 novembre di mattina quando saranno esposti questi lavori, loro già non hanno questa concezione di diversità, per loro sono tutti uguali, arcobaleno, sole, quindi ti fa vedere come tutti siamo sotto lo stesso cielo e possiamo andare avanti insieme e camminare verso un'unica via. Infatti l'evento Incontriamoci, io l'ho voluto chiamare così perché si presuppone non solo un incontro inaspettato, ma anche camminare verso un qualcosa di una meta ben precisa, e quindi tutti accanto, tutti insieme, abbracciandosi poter fare un percorso e creare quella coscienza civica che ci possa portare a un obiettivo comune. Quindi lo stare insieme, la solidarietà e la fraternità.